Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti. SF Group SRL, ultimo aggiornamento. 28 dicembre 2021. Cos'ha Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti? Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti ha un farmaco a base del principio attivo pantoprazolo sale sodico sesquidrato, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Pancleus 20 mg 14 compresse gastroresistenti. Pancleus 20 mg 28 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. SF Group SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A. Principio attivo. Pantoprazolo sale sodico sesquidrato. Gruppo terapeutico. Antiulcera. Forma farmaceutica. Compressa gastroresistente. Indicazioni. Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre. Sintomi da reflusso gastroesofageo. Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso. Adulti. Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS, vedere paragrafo 4.4. Posologia. Le compresse non devono essere masticate o frantumate, e devono essere deglutite intere con un po' di acqua un'ora prima di un pasto. Dose raccomandata. Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre. Sintomi da reflusso gastroesofageo. La dose raccomandata per somministrazione orale è di una compressa gastroresistente di Pancleus 20 mg al giorno. Il sollievo dei sintomi si ottiene generalmente in 2-4 settimane. Se tale periodo non è sufficiente, il sollievo dei sintomi si otterrà, normalmente, prolungando la terapia per ulteriori 4 settimane. Una volta ottenuto il sollievo dei sintomi, si può controllare il ripresentarsi dei sintomi utilizzando, quando necessario, un trattamento al bisogno con 20 mg una volta al giorno. Nei casi in cui con la somministrazione al bisogno non può essere mantenuto un soddisfacente controllo dei sintomi, andrebbe valutato il passaggio ad una terapia continuativa. Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso. Per il trattamento a lungo termine, si raccomanda una dose di mantenimento con una compressa gastroresistente di Pancleus 20 mg al giorno, aumentando a 40 mg di pantoprazolo al giorno in caso di recidiva. Per questi casi è disponibile Pancleus da 40 mg. Dopo guarigione della recidiva la dose può essere ridotta nuovamente a 20 mg di pantoprazolo. Adulti. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS. La dose raccomandata per somministrazione orale è di una compressa gastroresistente di Pancleus 20 mg al giorno. Particolari gruppi di pazienti. Bambini al di sotto di 12 anni di età. L'uso di Pancleus non è raccomandato nei bambini al di sotto di 12 anni di età a causa dei dati limitati sulla sicurezza ed efficacia in questa fascia di età. Insufficienza epatica. Nei pazienti con funzionalità epatica gravemente compromessa non si deve superare una dose giornaliera di 20 mg di pantoprazolo, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza renale. Non è necessario un aggiustamento delle dose nei pazienti con funzionalità renale compromessa. Anziani. Non è necessario un aggiustamento delle dose nei pazienti anziani. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ai derivati benzimidazolici, o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli inibitori di pompa protonica, specialmente se utilizzati a dosaggi elevati e per periodi prolungati, 1 anno, potrebbero causare un lieve aumento di rischio di fratture dell'anca, del polso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto di pantoprazolo sull'assorbimento di altri medicinali. A causa della inibizione marcata e di lunga durata della secrezione acida gastrica, pantoprazolo può ridurre l'assorbimento di medicinali la cui biodisponibilità è a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, insieme ad altri farmaci come Eurosofs Lameta Euro, Aerosalcheran, compressa rivestita Euro, Aerosalcheran, polvere a Euro, Aerosatazanavir Accorda Euro, Aerosatazanavir Dottor Redisa Euro, Aerosatazanavir Krka Euro, Aerosatazanavir Milana Euro, Aerosatazanavir Sandoza Euro, Euroscalquencea Euro, Euroshefodox, compressa rivestita Euro, Euroshefodox, granulato a Euro, Euroshefpodox Sima Milan, compressa rivestita Euro, Euroshefpodox Sima Milan, polvere a Euro, Euroshefpodox Sima Sandoz, compressa rivestita Euro, Euroshefpodox Sima Sandoz, polvere a Euro, Eurosdasatinib Ga Euro, Eurosdasatinib Krka Euro, Eurosdasatinib Milana Euro, Eurosdasatinib Sandoza Euro, Eurosdasatinib Zentiva Euro, Euroseduranta Euro, Euroserlo Tinib Milana Euro, Euroserlotinib Sandoza Euro, Eurosevipleera Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosgefitinib Accorda Euro, Eurosgefitinib Ega Euro, Eurosgefitinib Medaca Euro, Eurosgefitinib Teva Euro, Eurosgefitinib Zentiva Euro, Eurosibrance, Capsula Euro, Eurosibrance, Compresse Rivestite a Euro, Eurosimutrex a Euro, Eurosiress a Euro, Eurosisentres, Compressa Masticabile a Euro, Eurosisentres, Compressa Rivestita a Euro, Eurosisentres, Compresse rivestite a Euro, Eurosioluca a Euro, Eurosmelfalansum a Euro, Eurosmelfalanteva a Euro, Eurosmelfalantillomeda a Euro, Eurosmetotrexate, compressa, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmetotrexate, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmetotera a Euro, Eurosmetotressatoteva a Euro, Eurosmetotrexato Accord, fiale flaconcini fialoidi a Euro, Eurosmetotrexato Accord, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmetotrexato Doc generici a Euro, Eurosodif 6 a Euro, Eurosorelox, compressa rivestita Euro, Eurosorelox, granulato a Euro, Eurosotreon, compressa rivestita Euro, Eurosotreon, granulato a Euro, Eurosreumaflex a Euro, Eurosreietax, capsula a Euro, Eurospricel, compressa rivestita Euro, Eurostarceva a Euro, Eurostrexotera Euro, Eurosvelosa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del pantoprazolo in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Il rischio potenziale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Possono manifestarsi reazioni avverse al farmaco quali capogiro e disturbi visivi, vedere paragrafo 4, 8. In tali casi, i pazienti non devono guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Ci si può aspettare che circa il 5% dei pazienti manifesti reazioni avverse al farmaco, ATRS. Le ADRSPA comunemente riportate sono diarrea e mal di testa, entrambe riscontrabili in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti sintomi da sovradosaggio nell'uomo. È stata ben tollerata l'esposizione sistemica fino a 240 mg somministrati per via endovenosa in 2 minuti. Poiché copyright pantoprazolo è ampiamente legato alle proteine, non è prontamente dializzabile. In caso di sovradosaggio con segni clinici di intossicazione, non possono essere fatte specifiche raccomandazioni terapeutiche, tranne per un trattamento sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
inibitori della pompa protonica, codice ATC. A02DC02 meccanismo d'azione. Il pantoprazolo ha un derivato benzimidazolico che inibisce la secrezione di acido cloridrico nello stomaco tramite un blocco specifico, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il pantoprazolo viene assorbito rapidamente e le concentrazioni plasmatiche massimali si ottengono già dopo una singola dose orale di 20 mg. Le massime concentrazioni sieriche intorno a 1,15 mg/ml, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Negli studi di carcinogenesi a 2 anni, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, mannitolo, sodio carbonato, anidro, carbossimetilammido sodico, tipo A, acido metacrilico, copolimero etilacrilato, eudragite PO, calcio stiarato, o padre YTO YD, 7233, ipromellosa, titanio diossido E 171, macrogol 400, sodio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti a base di pantoprazolo sale sodico sesquidrato sono: Gastroloc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Inizol, compressa gastroresistente, Nolpaza, compressa gastroresistente, Pantopan, compressa rivestita, pantoprazolo ABC, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Almus, compressa gastroresistente, pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, antiulcera, pantoprazolo Aristo Pharma, compressa gastroresistente, pantoprazolo Aurobindo, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Doc, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo EG, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo GIT, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, antiulcera, pantoprazolo CRCA, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Milan, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Pensa, compressa gastroresistente, pantoprazolo Sandoz, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Sun Pharmaceutical Industries Limited, pantoprazolo Technigen Italia, compressa gastroresistente, pantoprazolo Teva Italia, compressa gastroresistente, pantoprazolo Zentiva Italia, Pantorex, compressa gastroresistente, Pectazol, compressa gastroresistente, compressa rivestita, compresse barra capsule gastroresistenti, Tecnozol, compressa gastroresistente, Zolium, compressa gastroresistente, Zolonib, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.